oggi è proprio in situazioni come queste gli ADAS diventano fondamentali quando noi andiamo a parlare e a combinarli insieme parlando di guida autonoma di livello 2, perché il livello 2 oggi ci gestisce proprio situazioni tipo traffic jam, quindi andandoci ad assistere, andandoci anche a scaricare molto lo stress derivante dalla guida nel traffico quando c'è una situazione simile, ovvero traffico che scorre in file parallele, dove noi possiamo affidarci completamente all'auto a patto di mantenere sempre le mani sul volante. Vi ricordo che è obbligatorio da livello 2, io non lo faccio oggi per farvi vedere un po' come reagisce l'auto e soprattutto dimostrarvi che è effettivamente in grado di gestire da sola volante, sterzo e freno. Ed ecco che in questa situazione io sono incolonnato, ho impostato il cruise adattivo a 80 km/h e l'auto mi mantiene la distanza da quella che mi sta precedendo. Posso anche andare ad accorciarla, vi faccio vedere che dopo 15 secondi il sistema mi va ad avvisare di tenere le mani sul volante, lo fa ripetutamente per vari tentativi con vari piccoli beep fino poi ad andare a disattivarsi verso il minuto. Per quanto riguarda gli ADAS, Renault parla di circa un totale di una ventina di sistemi di assistenza che però poi si vanno a concretizzare nella somma in questo sistema, ovvero Highway, Traffic Jam, Serbelloni, Mazzanti, Vien dal Mare, ognuno ha i suoi nomi, ma fondamentalmente è il sistema che è in grado di guidare l'auto da sola in autostrada a patto di mantenere sempre attenzione e mani sul volante, vi ricordo. Come funziona? Beh, da 0 a 160 all'ora, disponibile solo su TC 130, disponibile ovviamente solo con il cambio EDC perché serve il cambio automatico per andare a gestire la ripartenza. Il sistema ci gestisce il triangolo di acceleratore, sterzo e freno sfruttando il radar frontale e sfruttando anche la videocamera che poi va a leggerci eventuali segnali stradali e viene anche utilizzata per il sistema di frenata automatica d'emergenza con riconoscimento dei ciclisti che arriva in questa nuova generazione. La somma degli ADAS qual è? Beh, c'è anche il monitoraggio dell'angolo cieco, in questo caso gestito dagli altri due dei tre radar totali che si occupano del retro e del lato della vettura, e poi c'è il sistema con quattro videocamere a 360 gradi che permette di avere la visuale di tutto quello che succede intorno all'auto, con la possibilità di andare a switchare sul dettaglio quasi delle ruote, magari utile se dovete superare qualche piccolo ostacolo. Tutta la parte sensoristica più la centralina di controllo è di Continental, mentre per quanto riguarda la videocamera è di Valeo. Combinati i due elementi riescono appunto a garantirci l'automatismo, un automatismo che devo dire funziona in maniera molto fluida, perché anche se io ho impostato il livello minimo di distanza, che vi ricordo viene misurata in tempo di reazione dell'auto e non in distanza effettiva in metri, l'auto quando incontra magari un altro veicolo è molto fluido. Ora io faccio una prova che faccio spesso, ovvero cerco di buttarmi addosso all'auto in questo modo. Vedete che immediatamente lui mi ha riconosciuto il nuovo veicolo, anche se io ho fatto uno scarto di corsia davvero rapido, ma nonostante questo non ha fatto una frenata brusca, non si è comportato in maniera troppo preventiva, andando anche a causare magari un livello di comfort per i passeggeri un po' inferiore. È riuscito a riconoscere in maniera fluida il veicolo perché lui aveva già la visuale su tutte e tre le corsie e soprattutto aveva già nel suo mirino il fatto che davanti a noi aveva un altro veicolo nella corsia di destra. Il sistema, il cruise control adattivo, funziona anche in relazione alle modalità che voi andate a selezionare, quindi io in questo momento sono in modalità sport e lui avrà un'accelerazione un po' più brillante, se fossi invece in modalità eco ne avrebbe una un po' più tranquilla, un po' più confortevole. In ogni caso, in entrambe le modalità, quando io vado a mettere la freccia lui mi dà un piccolo spunto in più per andare a superare il veicolo che mi precede, a patto ovviamente di essere all'interno del range di velocità che è massima che io sono andato a impostare, velocità massima che viene gestita fino a 160 km/h con tutti e due gli automatismi, quindi di accelerazione e di sterzo. Vi racconto però qualche altra caratteristica interessante per gli appassionati di tecnologia di questa implementazione di Continental su Renault.
Il sistema di centramento automatico della corsia funziona agendo secondo due logiche. Se voi avete un'auto, un veicolo qualsiasi che vi precede, da 0 a 160 lui è in grado di agganciarsi e centrare la corsia, leggendo sia l'auto che appunto le linee che ci sono sulla strada. In alternativa, qualora voi doveste viaggiare a strada vuota, in quel caso il sistema di centramento automatico funziona solo dai 60 km orari in su. A differenza di altri sistemi, quando io vado a intervenire dalla modalità quasi completamente autonoma alla modalità manuale, quindi per magari riempire quel piccolo gap che c'è tra me e l'auto che mi precede ed evitare che qualcuno si infili, come accade spesso in Italia, vedete, lo sto facendo in questo momento, io sto controllando manualmente l'acceleratore, ma lei continua a controllarmi lo sterzo, cosa che su altre vetture invece non succede. Quando voi fate un qualsiasi bypass di tipo manuale, anche del semplice acceleratore, disattiva praticamente il centramento dell'auto in corsia. Questo è sicuramente un pro. Uno svantaggio, che però è mitigato dalla situazione, riguarda il fatto che l'auto non si coordina con la cartografia, quindi con i dati del GPS, per rallentare il cruise control adattivo in prossimità di curve particolarmente problematiche o in prossimità delle rotonde. È una caratteristica, è vero, che noi abbiamo visto nel mondo dell'alto di gamma, nel mondo premium. Quanto è facile da ingannare il sistema da parte dell'utente? Beh, è abbastanza facile, perché come potete vedere io sto utilizzando la mia gamba per far credere all'auto che le mie mani sono sul volante e lei effettivamente non va ad attivare l'avviso acustico. Vi ricordo che se qualcuno dovesse beccarvi a fare questo, sono cavoli amari, perché le mani devono essere sempre sul volante in queste situazioni. Ovviamente io sto stressando la situazione di test, sto non utilizzando le mani per farvi capire un po' come funziona tutto il sistema. Fatto sta che finché non ci sarà una normativa che poi andrà ad abbracciare il livello 3, non potremo attivare la situazione di cosiddetta hands off, ovvero via le mani dal volante, mantenere solo l'attenzione e quindi avere un pochino più di libertà. Riassumendo quindi com'è questa prima esperienza con gli ADAS di Renault, beh, in realtà li avevo già provati su Capture, trovate il link alla prova nella nostra scheda in descrizione. Esperienza comunque buona, che ci permette di promuovere Renault in questo segmento, quindi nel segmento B, anche a livello tecnologico per quanto riguarda completezza degli ADAS, perché vi ricordo che qui su Clio di serie avete il sistema di frenata automatica e anche il sistema di mantenimento della corsia, che non è il centramento, ma è quello che vi corregge attivamente lo sterzo quando voi vi avvicinate alla linea di demarcazione. Promosso quindi per completezza, promossa per semplicità di utilizzo, davvero facile attivarli tramite sistema, non dovete perdere ore a leggere il manuale, promosse per fluidità di funzionamento e per le logiche di controllo e le logiche di intervento, promosse anche per il prezzo, perché se andate a considerare cosa vi offre il pacchetto guida autonoma, vi metto tutte le informazioni nell'articolo in descrizione, tutto sommato 1300 euro in più per avere un ottimo sistema di autonomia più tutti gli accessori che sono inclusi, davvero non sono affatto male. Con questo è tutto per oggi, come al solito vi ricordo che se avete domande potete scrivermi nei commenti. Luigi Medita per HD Motori, ciao!